Matteo Michelenaro, noto anche con il soprannome Usic Diabolic, è nato il 26 aprile 1962, un mafioso italiano legato alla Cosa Nostra. Capo indiscusso del mandamento di Castelvetrano, della mafia della provincia di Trapani, è stato uno dei boss più importanti di tutta Cosa Nostra, arrivando a esercitare le proprie attività criminali anche oltre i confini della propria provincia, come in quelli di Agrigento e addirittura di Palermo. Arrestato il 16 gennaio 2023, dal 1993 era nella lista dei 10 latitanti più ricercati al mondo. Sono Davide Uva e sono uno studente. In questo podcast chiamato La mafia in Italia sentirete le storie dei più grandi mafiosi italiani. Uscirà un episodio ogni 2 settimane. Buon ascolto! Nel 1989 Messina Denaro venne denunciato per associazione mafiosa perché ritenuto coinvolto nella sanguinosa faida tra i clan Naccardo e Ingoia di Partanna. Nel 1991 si rese inoltre responsabile dell'omicidio di Nicola Gonzales, proprietario di un albergo di Triscina che si era lamentato con la sua impiegata austriaca, che era anche l'amante di Messina Denaro. Ricopre il fatto di ruolo di capo della cosca di Castelvetrano del relativo mandamento alleato dei cornoresi già dalla guerra di mafia dei primi anni 80. Infatti, negli anni successivi, il collaboratore di giustizia Baldassarre Di Maggio dichiarerà che si tratta di un giovane rampante anche se non è già capo e suo padre gli ha dato un'ampia delega di rappresentanza del mandamento. Nel 1992 Messina Denaro fece parte di un gruppo di fuoco composto da mafiosi di Brancaccio e della provincia di Trapani che venne inviato a Roma per compiere appostamenti nei confronti del presentatore televisivo Maurizio Costanzo e per uccidere Giovanni Falcone, il ministro Claudio Martelli. Per fare questo attentato fecero uso di Kalashnikov, fucili e revolver, procurati da Messina Denaro stesso. Qualche tempo dopo però il boss Salvatore Rina fece ritornare il gruppo di fuoco perché voleva che l'attentato a Falcone fosse eseguito diversamente. Nel luglio 1992 Messina Denaro fu tra gli esecutori materiali dell'omicidio di Vincenzo Milazzo, che aveva cominciato a mostrarsi insofferente dalle autorità di Rina. Messina Denaro strangolò barbaramente anche la compagna di Milazzo, Antonella Bonomo, che era incinta di 3 mesi. I 2 cadaveri furono poi seppelliti nelle campagne di Castellammare del Golfo. In seguito Messina Denaro fece anche parte del gruppo di fuoco che compì il fallito attentato al vicequestore Calogero Germanà a Mazara del Vallo. Siamo giunti alla fine della prima parte del primo episodio del podcast La Mafia in Italia. Come ho già detto, la seconda parte uscirà fra 2 settimane.